Una vittoria importante nella storia del Delfino, la prima a Potenza, in trasferta quarto blitz di fila. Lescano su tutti, un gol e due assist. Apprensione nel finale, se non la chiudi prima è quasi fisiologico. Ottimo impatto di Aloy e Crecco, autore della terza rete. Quinto successo in campionato, dopo il pari interno con Monterosi e qualche ombra, il Pescara è ripartito di slancio. Secondo tempo giocato con testa e personalità. Sofferenza, si diceva, nei minuti finali. Del resto, se non la chiudi prima ci sta di rischiare qualcosa contro un avversario maidomo. Questa volta però la squadra di Colombo ha difeso molto meglio rispetto al precedente match casalingo con i laziali. Un'altra risposta significativa era già accaduto nel post Crotone con le vittorie di Viterbo e Foggia. Dimostrazione di tenuta mentale, coesione e compattezza. Naturalmente serve maggiore concretezza in zona gol, ma anche più attenzione sui calci da fermo. Il momentaneo pareggio del Potenza è scaturito da un corner. L'errore? Guardare la palla e non l'avversario, nella fattispecie Caturano, la cui spizzata è stata sfruttata sul secondo palo dal liberissimo Matino. Finora 5 reti subite, tutte su palla inattiva o sviluppi, pur tuttavia ampi margini di miglioramento. Probabilmente il Pescara si trova più a suo agio in trasferta. Amplein, 4 vittorie su 4, 10 gol fatti e appena 2 subiti. Soprattutto quando affronta squadre che giocano a viso aperto, senza troppi tatticismi. In questo caso infatti i biancazzurri hanno anche l'opzione contropiede. Col Potenza disordinato in fase di non possesso è successo in diverse occasioni. Ecco, in simili circostanze Mora e compagni devono imparare ad essere più cinici per evitare patemi finali. Ma il tempo gioca a favore dell'11 di Alberto Colombo. I migliori: Lescano, Craia, Boben e Cuppone.